Telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Telediogene. Dopo la conferma da parte della Cassazione dei 3 ergastoli per gli esecutori materiali della strage ai campetti di calcio del 25 giugno del 2009, in cui perse la vita anche il piccolo Dodò Gabriele mentre giocava a pallone, oggi abbiamo incontrato il papà Giovanni. La giustizia c'è. A questo mondo c'è giustizia, perché quelli che hanno barbaramente ucciso un bambino di 11 anni mentre giocava in un campetto di calcio sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo. Il papà di Dodò Gabriele ce l'ha messo tutta, l'ha seguito, era lì alla Cassazione per seguire la vicenda, insieme magari ad altri che hanno seguito questa vicenda, insieme al dottor Vincenzo Panico, già prefetto di Crotone, che ha sostenuto la famiglia Gabrielli in questa battaglia. Sì, eravamo là, c'era una rappresentanza di Libera Crotone, Libera Roma, col dottor Vincenzo Panico ci siamo incontrati dopo, perché lui quel giorno là proprio della sentenza era occupato. Comunque in questo caso ha vinto lo Stato. Ha vinto la giustizia. Ha vinto la giustizia. Più che lo Stato la giustizia. Perché io praticamente ho sempre perso. Certo. Perso il figlio. A me questo vuoto non lo può riempire mai nessuno, però nello stesso momento abbiamo vinto perché diamo un esempio. Di coraggio ai giovani di prendere la strada della legalità, perché prendendo questa strada si fanno del male. Chi ha sparato allora aveva solo 18 anni. Chi prende la strada della non legalità, si fa del male. Quella sera chi ha sparato aveva solo 18 anni e ha fatto del male, ha tolto la vita a un bambino. E si è fatto del male anche. E se ne è fatto anche da solo. Perché adesso passerà il resto della vita in carcere. Della vita in carcere. Ed è giusto così. È giusto che sia così, giusto che sia così. E comunque lei continuerà a lottare? Sì, noi continueremo a lottare. Domani 16 andiamo pure a Catanzaro, che siamo invitati in una scuola a portare la nostra testimonianza. Il 22 partiamo per Pisa, in cui a Pisa fanno un torneo di calcio libero di giocare, intitolato a Dodò. E niente, poi ci prepariamo a preparare il 25 giugno, che ritorneremo a giocare di nuovo in quel campetto, e poi a mano quello che si deve voi, fare. Dodò non lo volete morto, Dodò lo volete vivo. Dodò è vivo, Dodò è con noi. E voi lo porterete sempre, terrete sempre questa testimonianza della sua vita. Era convocata per ieri la conferenza dei sindaci della provincia di Crotone, ma salta per mancanza del numero legale. Ieri era stata convocata l'assemblea dei sindaci della provincia di Crotone per esprimere il parere, visto che la legge lo impone, il parere sul bilancio di previsione 2014 che l'ente intermedio deve approvare o non deve approvare, insomma, se non c'è anche questo parere. Bene, è mancato il numero legale. E la riunione è la seconda volta che manca il numero legale, la riunione è stata aggiornata ad oggi, quindi oggi torneranno. Ma perché i sindaci non partecipano a questi incontri? Non partecipano, da quello che è stato possibile apprendere, perché non si sentono coinvolti in un ragionamento con il Presidente Vallone. Il Presidente Vallone non li coinvolge e dicono: noi non siamo disponibili ad andare a votare sic et simpliciter, in maniera così, per fare un piacere a Vallone, se non veniamo coinvolti in un ragionamento, anche se si tratta di un parere che dobbiamo esprimere. Quindi è probabile che anche quest'oggi mancherà il numero legale nella riunione che è stata convocata. L'assessorato regionale allo sviluppo economico e lavoro informa una nota dell'ufficio stampa della Giunta, ha stipulato ieri le convenzioni con le imprese interessate nell'ambito del programma Welfare to Work. 421 aziende, grazie all'accordo con la Regione, assumeranno 704 giovani donne sotto i 35 anni. È stato inoltre riaperto il bando relativo al programma Welfare to Work e sono stati impegnati 800.000 euro per consentire altre 100 assunzioni.
E a proposito di lavoro, torniamo anche oggi a parlare dell'avvertenza della società gestione servizi della provincia di Crotone. Ieri nominato il nuovo amministratore nella persona di Antonio Barberio, ma oggi sentiamo i nostri microfoni due esponenti dell'RSA. La gestione servizi di proprietà della provincia ha un nuovo presidente. Si era tentato di dare tutto il consiglio di amministrazione, poi si è capito che c'erano delle incompatibilità. Per il momento Tonino Barberio, già commissario liquidatore dell'ACROS, prima presidente poi commissario liquidatore, ieri è stato nominato amministratore, quindi presidente della gestione dei servizi. Da quello che è stato possibile apprendere, c'era stata anche la proposta di comporre un consiglio di amministrazione per intero. C'era stata la proposta di Vallone, quale consigliere, di Peppino Vallone e di Franco Parisi, il vicepresidente. Poi è venuto fuori che sono incompatibili, non possono far parte del consiglio di amministrazione, quindi per il momento, in attesa di nominare altri due membri, è stato nominato Tonino Barberio. Tonino Barberio, momento presidente, e poi diventerà il liquidatore dell'azienda. Ieri c'è stato l'incontro, a mezzogiorno, intorno all'una, insomma, c'è stato questo incontro. Come è andato? Innanzitutto io apprendo da lei, non ho notizie in merito, non abbiamo comunicazioni come sindacato. Ufficiali? Ufficiali. Sono voci che girano, ma... Sì, sono voci, ma che trovano conferma. Io l'ho appreso dai consiglieri provinciali. Io lo apprendo da lei, per cui non ho comunicazione. La mia fonte è, sono consigliere provinciale, di maggioranza. Va benissimo. Maggioranza. Ne prendo atto. Io quello che le posso raccontare è come è andata l'incontro di ieri. Devo dire molto scadente. Qui, come dire, entra in ruolo anche personale, oltre che sindacale. Me ne assumo le responsabilità logicamente di quello che dico. È stato un tavolo molto scadente perché la qualità dei soggetti è scadente, è inutile che ce la... Sul piano personale non ce l'ho con nessuno, anche se ieri, no, al limite della decenza, no, siamo arrivati, anzi sono arrivati alcuni di loro quasi agli insulti nei confronti della mia persona, tra l'altro, in maniera velata, in maniera dove non si può nemmeno produrre una denuncia o querela di parte, ma siamo arrivati anche a questo. Mi auguro che sia a questo punto, le dico, mi auguro che sia l'ultimo atto di una tragedia che ormai dura da un decennio, no? Sul piano politico, la qualità scadente della politica di questa giunta sul territorio comunale e provinciale. Oppure sono obbligato a dire quanto è stato bravo, quanto è stato bello questo sindaco e questo presidente della provincia. Io come cittadino e oltre come sindacalista ritengo del tutto scadente il ruolo e il lavoro politicamente che ha operato questo signore. Lo posso dire o non lo posso dire? O devo avere paura del poliziotto, della denuncia, della qual era? È la verità. Stiamo facendo solamente un rilievo politico, ne ha diritto. Come cittadino, non come sindacalista, come cittadino dico che noi abbiamo una tragedia seria a Crotone, che è questo modo di fare politica e che si esprime in tutto e per tutto con il sindaco Peppino Vallone, che dal mio punto di vista per me dovrebbe andarsene a casa perché è incapace di gestire le questioni, soprattutto relazionali, dopo le offese e le ingiurie che il sottoscritto ieri in maniera sublima ha subito. Ieri persino tentavano di zittirmi, è stata una vergogna ieri e visto che è andata così io non mi sederò più a un tavolo se le cose non si metteranno ben chiare. Devo dire solo una cosa, ovviamente hanno il diritto di replicare a quello che sta dicendo, voglio dire solo questo, lei ha diritto di dirlo e hanno diritto di replicare. Hanno diritto di replicare, però a me personalmente hanno insegnato che quando ti siedi a un tavolo, quel tavolo è piano e siamo tutti uguali nella dignità e nelle figure, con le proprie posizioni, ognuno per la propria parte. No, lì ieri è stato indignitoso quello che ha subito il sindacato, perché se ne sono venuti con 6 mesi a raccontarci delle storie e ieri hanno dimostrato esattamente il contrario. E così non si fa, non è serio, non è un tavolo serio. Se voglio...
Le proposte quali sono state? Io sono una persona seria, è l'unica cosa che mi posso vantare in questo territorio. Le mie proposte sono chiare. No, le proposte che hanno fatto ieri e poi quali sono? Loro devono avere il coraggio di dire che ci sono 40 esuberi e licenziare le 40 persone, perché ieri addirittura hanno detto che facessimo noi i nomi delle persone da mandare a casa. Sì, è arrivato sul ridicolo, come io sono la parte sindacale e tu mi suggerisci a me quello che devo fare. Allora, per me i punti sono chiari, se vogliono un tavolo deve essere un tavolo serio, altrimenti questa è una cosa che per quello che mi riguarda non si riconosce. La proposta è mandare a casa il 50% dei lavoratori, mandarli in mobilità, insomma. Io prendo atto che la vecchia giunta nella gestione, giusto o sbagliata, è un'altra questione, no, aveva deliberato per gestione servizi 2.052.000 in termini di servizi, questa giunta ne sta mettendo 1.500.000, riducendo ulteriormente il gap che produce gestione dei servizi. È normale che si crei un esubero. Da 6 mesi che stiamo parlando di pozzi, di accessi, di verifiche a termine, oggi ci dicono i pozzi forse vanno alla regione, gli accessi ci arriva una comunicazione dal nazionale in cui forse li dovremo fare in un certo modo, in un altro. Ci stanno prendendo in giro, a me personalmente, e sono l'ultimo bottone di questa città, ma a me personalmente per il culo non mi prende nessuno, caro professore. Cioè dobbiamo essere seri nelle cose, se vogliono essere seri lo devono dimostrare, e soprattutto venendo al tavolo, no, con la convinzione che dall'altra parte c'è gente che ha problemi seri con le famiglie, con il lavoro e che è disperata. Per cui loro non devono aggiungere disperazione a disperazione, perché poi lì io personalmente non mi assumo responsabilità delle reazioni delle persone, perché fino ad ora ho fatto il sindacalista, ma ieri siamo andati anche sulle offese personali, in maniera sempre sublime, tacita, non dichiarata, perché a questo punto io sarei venuto con maniera coperta, diciamo. In maniera coperta, a questo punto sarei venuto con l'avvocato stamattina. Siccome però non sono così, sono abituato a chiarirle tra me e le persone che hanno problemi con me, le questioni, no? Allora Al di là della sua questione personale, che succederà adesso con i lavoratori della gestione dei servizi? Perché la gestione dei servizi non è solo lei, siete in 80, che farete di fronte a queste proposte? No, noi non facciamo nulla, noi aspettiamo che il presidente Peppino Vallone, chiudendo una lungimirante carriera politica, venga e ci dica che ci sono 40 esuberi, tra questi 40 ci sono pure io, ne prendo atto e me ne vado a casa e chiudiamo questa farsa, la chiudiamo definitivamente, perché così non può andare avanti, arrivare al punto di dire diteli voi i nomi mi sembra veramente un'assurdità. Ieri c'era pure Antonio Gerace, RSU Will. Esatto. Allora Gerace però non vuole parlare dell'incontro di ieri, vuole parlare di un fatto che riguarda alcune attività che si stanno svolgendo in città, e precisamente quella delle strisce pedonali, delle strisce laterali che delimitano la carreggiata. Guardate che tempo fa, quando ci fu fatta la proposta di Colacci, chiaramente si può fare, non si può fare, io non voglio entrare nel merito se si potesse o meno fare, e nel mio un discorso verso quelle persone, quegli operai che hanno fatto le strisce. Volevo ribadire una cosa, quando dicemmo questa cosa al caro sindaco e presidente Vallone, lui ci rispose: ma vi siete spiegati perché non ci sono le strisce a Crotone? Perché non abbiamo soldi? A questa domanda Vallone rispose: perché non ci date il servizio delle strisce? Non ci sono i soldi. Non ci sono i soldi, quindi vorrei capire con quale moneta pagherà quelle che ieri hanno fatto questo tipo di lavoro. Ripeto, nulla da togliere contro questi operai. Perché sono una ditta esterna. Che non è di Crotone. Allora, entrando nel merito, se noi potevamo o non potevamo farli, ma quantomeno se ci avessero dato questo servizio, credo che nessuno si sarebbe scandalizzato a Crotone, perché era un lavoro fatto da gente che attualmente non riesce a lavorare, che è della provincia. Quindi di Crotone. Ci sono soldi pubblici, manteniamoli certo, per sostenere i lavoratori pubblici. Invece di farle stare fermi là, solo questo volevo dire. Stamane, nel corso di una conferenza stampa presso il comune di Crotone, illustrati i lavori di riqualificazione dei quartieri per oltre 4 milioni di euro. Continuiamo a presentare sia i lavori che sono attività svolte dall'assessorato ai lavori pubblici. Oggi Emilio Candigliote, che ha la delega, fa il punto su quello che è stato fatto. Allora, come l'ultima volta, se si ricorda, qualche mese fa abbiamo fatto il punto fino a quel momento lì. Oggi, siccome sono stati appaltati alcuni lavori importanti
e alcuni stanno volgendo al termine, sono finiti e quindi... Andiamo nel merito. Nel merito, noi abbiamo portato circa 15 giorni fa, quindi nell'ultimo mese, l'efficientamento del Tribunale per un importo di 1.360.000. Era cadente il Tribunale, quindi voi avete... No, proprio l'efficientamento, cioè nel senso di risparmio energetico, la stessa cosa che stiamo facendo qua, tutto il cappotto termico, gli infissi... Quindi non riguarda la struttura? No. Solo la parte... In modo tale che si investono soldi della comunità per poter abbassare i costi, come stiamo facendo qui al Comune, come lei sta vedendo quello che stiamo realizzando qua. Poi abbiamo appaltato gli impianti fotovoltaici sul Comune di Crotone, quindi completiamo l'opera che si sta facendo qui. Quanto è la... 500.000 euro, quindi tra questo e il cappotto termico pensiamo di avere un risparmio energetico a livello di costi proprio del 60-70%, cioè lei pensa che l'efficientamento... Un certo numero di anni saranno ammortizzate la spesa e poi si andrà... Ma per noi sono fondi che abbiamo avuto, quindi... È chiaro, sono fondi... Però cosa succede? Che io efficientando le pareti, cioè diminuendo la trasmittenza all'esterno del calore, quindi diminuendo la quantità di calore che esce fuori, che entra dentro, quindi lei ha capito bene perché c'è l'estate e l'inverno, quindi riduciamo il costo dell'energia, non solo, con l'impianto fotovoltaico poi andiamo a produrre energia e quindi abbassiamo ancora i costi, questo è il significato. Questo è uno e poi l'altro. Oltre a questo abbiamo quindi il Tribunale, abbiamo detto questo, poi sulla piscina comunale, che lei ben sa quanto è il consumo che abbiamo alla piscina su via Giovanni Paolo II, qui un altro impianto fotovoltaico di 500.000 euro che servirà proprio per abbattere le bollette che abbiamo su questo impianto che sta funzionando benissimo tra le altre cose. E l'ultimo impianto è sempre di 500.000 euro, il terzo è fatto sull'Alchimeone, sempre della stessa caratteristica. E la cosa importante... Efficientamento pure energetico sulla scuola Alchimeone. Solare. L'impianto solare. Questi tre impianti sono fatti con nuovi tipi di pannelli solari che hanno un'efficienza quasi il doppio di quelle che c'erano prima e non so, noi riusciamo a fare circa 126.000 kWh annui la produzione. Quindi in questo modo non solo stiamo creando lavoro, ma pigliandole da fondi europei specifici su queste, noi li utilizziamo per abbattere anche i nostri costi. Lei sa, il bilancio è sempre un problema e quindi dai prossimi anni avremo una riduzione delle nostre bollette. Quello che vede invece lei qui sul tavolo sono due importanti progetti che noi ci aspettavamo questo appalto da tempo. E il primo, quello che ci risolve l'ultimo problema dove abbiamo, lei che gira sempre con la telecamera per Crotone, avrà visto che adesso davanti al geometra ai vigili del fuoco non c'è più acqua. Via Israele stessa cosa, oggi noi abbiamo con questo appaltato la raccolta dell'acqua sotto il Pertini, che viene convogliata tramite da via dal Pertini fino a arrivare davanti all'ospedale e la mettiamo al Pignataro. Quindi tutto quel fango che fino a giorni scorsi... Una volta che pioveva c'era, esatto. dovrebbe sparire. E questo è il terzo punto critico che abbiamo sempre detto, che è quindi per un importo di 430.000 euro. Poi abbiamo... La strada del parco, quella che abbiamo aperto, la strada del parco, noi realizziamo il primo stralcio della continuazione, manca un pezzo, per 200.000 euro è stato appaltato, gli altri 600.000 euro sono in progettazione e quindi iniziamo a fare l'ultimo tratto per arrivare poi dopo le villette. Poi ci sono altre cose specifiche che dirò adesso in conferenza stampa. Quindi quest'acqua troverà più facilmente andrà via. Ieri pomeriggio, nel corso di un blitz dei carabinieri di Crotone, arrestato in flagranza di reato Damiano Passalacqua, 31enne disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. I militari, insieme ad unità cinofile antidroga, sono intervenuti in via Acquabona a Crotone, presso l'abitazione dell'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, scoperto un vero e proprio laboratorio con tutto l'occorrente per tagliare e confezionare lo stupefacente. Poi rinvenuti 16 grammi di cocaina in
pietre, quindi purissima e ancora da tagliare, un bilancino di precisione e due scatole di bicarbonato utilizzato solitamente come sostanza da taglio. A fare la guardia al laboratorio, i militari hanno trovato, oltre a una fittissima rete di vedette poste lungo la strada per avvisare dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, anche un sistema di videosorveglianza che riprendeva l'ingresso principale dell'abitazione, ma non il retro utilizzato opportunamente dai militari. E gli agenti della squadra mobile di Crotone hanno sequestrato 337 paia di scarpe da donna di provenienze illecite e hanno denunciato un commerciante ambulante di Castrovillari. La merce era in vendita alla fiera di Crotone in onore della Madonna di Capocolonna. Durante i controlli il commerciante non ha saputo dimostrare la provenienza della merce. Il valore delle scarpe ammonta a 16.000 euro. E restiamo alla fiera mariana, momenti di panico. Ieri intorno a mezzogiorno tra le bancarelle di Viale Regina Margherita, allorquando da una bombola ha cominciato, una bombola del gas ha cominciato a sprigionare fiammate. C'è stato un fuggi generale, poi un uomo di nazionalità straniera ha afferrato la bombola allontanandosi verso il porto, poi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Una sessantenne di Crotone, su cui pendeva un'ordinanza di custodia cautelare per traffico internazionale di droga, si è presentato alla polizia cantonale svizzera per rinnovare il permesso di soggiorno ed è stato arrestato. Dopo quanto accaduto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Crotone, convocata per oggi, la Commissione Garanzia del Partito Democratico. Sentiamo. Alle ore 17 di oggi è stata convocata la commissione di garanzia del Partito Democratico. All'esame, al punto dell'ordine del giorno, è l'esame del comportamento avuto da sei consiglieri comunali iscritti al Partito Democratico durante l'ultimo consiglio comunale, riguardante appunto il ritiro da parte del Consiglio Comunale della delibera che ha portato all'elezione di Arturo Cugliano Pantisano. Abbiamo contattato il Presidente della Commissione di Garanzia, Pietro Secreti, che ci ha detto che era stato informato per tempo di questa vicenda, che all'ultimo Consiglio Comunale era tra il pubblico e ha fotografato, cioè ha acquisito prove fotografiche sul comportamento dei sei consiglieri che non sono consoni al dettato dello statuto. Non ci saranno espulsioni comunque, però ci saranno richiami per i sei consiglieri comunali che hanno avuto questo comportamento, alla luce anche del fatto che il commissario cittadino Maurizio Tricoli prima del Consiglio li aveva invitati a non mettere in discussione non tanto il Presidente del Consiglio quanto il segretario provinciale del partito, perché appunto Arturo Cugliano Pantisano non è solo Presidente del Consiglio Comunale ma è anche segretario provinciale del Partito Democratico. Quindi non sono stati rispettati gli articoli dello statuto e quindi nei confronti dei sei saranno presi fatti dei rilievi, chiedendo anche il rispetto nei prossimi giorni per il prosieguo dell'attività consigliare, del rispetto dello statuto. Tra le altre questioni si prenderà anche in esame il fatto delle quote che gli amministratori devono pagare al partito per i compensi che prendono. C'è l'articolo 40 dello statuto che prevede appunto che tutti i consiglieri che percepiscono somme per la loro attività devono versare una quota al Partito Democratico e sembrerebbe che qualcuno queste quote non, tra gli amministratori, tra i consiglieri comunali, qualcuno non versa al partito queste quote. Sono in un momento particolarmente delicato per quanto riguarda le finanze, anche di questo si occuperà la commissione di garanzia convocata per oggi. Ieri mattina alle 9 presso lo scalo aeroportuale di Crotone, coordinata dalla responsabile dell'ufficio di polizia di frontiera, si è tenuta una esercitazione che ha coinvolto tutto l'apparato di sicurezza aeroportuale, così come previsto dal piano nazionale Leonardo da Vinci.
Il piano, elaborato all'indomani dell'attentato che coinvolse lo scalo Leonardo da Vinci di Fiumicino, prevede una periodica attività addestrativa capace di coinvolgere tutti gli operatori aeroportuali con compiti di sicurezza. Come in altri scali, anche Crotone ha visto l'attuazione di una simulazione che prevedeva la presenza di una bomba all'interno di un trolley abbandonato nell'area partenza dello scalo pitagorico. Simulazione perfettamente riuscita, che ha testato anche la capacità di reazione di tutti i soggetti coinvolti nell'eventualità di un attacco terroristico. Stamane nell'aula magna dell'Istituto Lucifero di Crotone, incontro con Gioacchino Criaco, autore del romanzo Anime Nere. Soprattutto grazie all'ambasciatore di Crotone che ha reso possibile questo incontro, alla professoressa Lì. La scuola, la ragioneria, i ragazzi della ragioneria questa mattina incontrano Gioacchino Criaco, che è l'autore di un bestseller che si intitola Anime Nere. E allora, un autore che incontra il futuro della società calabrese. Sì, no, nonostante l'età io cerco sempre di ricordarmi come ero da studente, però purtroppo il tempo è passato. Il tempo è un tiranno? Sì, il tempo. È un'anima nera o no? Ma forse dipende come lo si vive il tempo, però ricordo con piacere il periodo del liceo, quando c'erano degli eventi che ti portavano a parlare di cose che andavano oltre la scuola, che ti portavano nel mondo reale. Se si prende con il senso giusto, questo tipo di incontri può essere oltre che utile e piacevole. Piacevole perché si incontra davvero. Si incontrano i giovani, si sentono le loro esigenze, che cosa pensano loro di questa nostra società, i giovani che non sono anime nere. No, è quello, perché io poi porto in giro queste anime nere che sono stati giovani di qualche decennio fa, e si portano in giro proprio per mostrare la loro vita, sperando che i giovani di adesso compiano un altro percorso. Sicuramente il livello, le aspettative, ma anche quello che hanno a disposizione è diverso dai giovani del nostro tempo, Sì, i giovani adesso hanno opportunità che qualche decennio fa non c'erano, soprattutto hanno gli strumenti, gli elementi per comprendere la realtà, per avere coscienza della realtà e per sapere distinguere il bene dal male. Senza giustificare nessuno, qualche decennio fa tutti questi strumenti non erano in possesso delle giovani generazioni, per cui tanti sbagli sono derivati anche da quello. La descrittività che in questo libro io ho notato, e soprattutto vi dico questo: approfittate, perché ieri quella professoressa. L'Andi Crotone comunica che in occasione dell'Oral Cancer Day, domani sabato 16 maggio a partire dalle 9, sarà presente in Piazza della Resistenza un gazebo dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, presso il quale sarà possibile ottenere tutte le informazioni riguardo a tale campagna di prevenzione. Sarà possibile inoltre prenotare una visita gratuita dal 16 maggio fino al 31 ottobre presso i dentisti volontari Andi. L'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto comunica che nella mattinata di domani si terrà la giornata ecologica differenziata a partire dalle 9. Nei giorni scorsi a Crotone si è tenuta l'inaugurazione dei nuovi locali dell'Emporio Solidale I Cinque Pani in via Firenze 171 a Crotone. Thank you.
abbiamo la benedizione di Dio, Dio che in questo locale non è, come dire, è presente, è a casa sua, no? Questo qua è a casa sua, perché io, un santo calabrese, un padre minimo che è stato santificato proprio a ottobre, diceva: non c'è Dio senza amore, non c'è amore senza Dio, non c'è amore senza Dio e non c'è Dio senza amore. Queste due realtà stanno insieme, no? Per cui questa che è una realtà veramente che nasce, che è piena di cuore, no? Questa è una realtà di cuore, qua non c'è il lucro, non c'è il lucro, alla base non ci sta il lucro, l'interesse, il guadagno, è una cosa originale. Io credo che questa realtà, come dire, in piccolo è il dovrebbe essere il paradigma della vera civiltà. La civiltà dovrebbe essere questa. Questo in piccolo ci dice cos'è la vera civiltà. La vera civiltà è quella dove si pensa a tutti, no? Quella è la vera civiltà. Ecco perché il Vangelo è l'unico libro che, da cui si costruisce la vera civiltà, perché il Vangelo dice gli ultimi sono i primi, no? Gli ultimi sono i primi. Questa è la civiltà dell'amore. Purtroppo noi stiamo costruendo la civiltà del lucro, no? Del lucro, del guadagno. Il Dio denaro. Qui anche se è una realtà commerciale, diciamo così, tra virgolette, no? Tipo negozio, tipo emporio, però non c'è il Dio denaro, ma c'è il Dio amore. Il Dio amore. E speriamo tutti veramente di adorare il Dio amore, non il Dio denaro. Il Dio denaro è terribile. Ti affascina, ma poi ti succhia l'anima, quello che sta avvenendo, no? Quello che sta avvenendo. Ecco, allora invochiamo la benedizione di Dio, lui che è il protagonista, insieme a tutti gli altri collaboratori di Dio, della Divina Provvidenza, è il protagonista di questa realtà. L'affidiamo a lui, perché tutto ciò che si affida a lui cresce, va avanti, tutto ciò che è nelle sue mani non muore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio creatore che ha riempito l'universo con i segni prodigiosi della sua potenza, ha benedetto gli inizi del lavoro. Noi benediciamo anche il lavoro, perché è un lavoro, no? Però un lavoro è il lavoro della carità, è il lavoro della solidarietà, no? Ha benedetto gli inizi dei lavori e ha disposto che gli uomini cooperino al progetto della creazione. Pregando insieme diciamo: guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiama a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che nella Tua provvidenza ci chiama a finalizzare tutte le conquiste umane allo sviluppo integrale dell'umanità. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci aiuta a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che dell'offerta del pane e del vino, frutto della terra e del nostro lavoro, hai fatto i segni sacramentali del sacrificio eucaristico. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci subire in tentazione ma liberaci dal male. O Dio creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanto usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti.
lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti operano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Nel nome del Signore la barca va. Parte. Parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 10 nodi, il tempo previsto per domani su Crotone e provincia, 20 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo, 18 gradi la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio, tempo vento da sud-est, forza 5 con locali rinforzi, sereno poco nuvoloso con nubi in aumento, visibilità buona, mare mosso in aumento, tendenza, vento da sud-est, forza 8 e parzialmente nuvoloso. Io ho terminato, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.